Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su Dragon's Dogma 2 e in questo video andremo a vedere come accamparci, come funzionano gli accampamenti, insomma, come gestire il tutto. Per prima cosa dobbiamo trovare un falò in questo modo qui, quasi praticamente spento, dove c'è solo la brace. Poi avremo bisogno nel nostro inventario di avere nel nostro inventario, scusate, ogni tanto parlo al contrario io, dovremo avere un set da campeggio semplice. Questo set lo troviamo un po' dovunque, ce lo vendono anche i mercanti, sia nelle città che quelli che incontriamo quando esploriamo il mondo di gioco, ma spesso e volentieri si trovano anche nelle locande, li trovate comunque proprio nel mondo di gioco. Comunque gli oggetti che potete raccogliere sono leggermente luminosi, per cui non avrete sicuramente problemi a trovare un set da campeggio semplice. Una volta ottenuto, se noi andiamo a interagire con lui, non lo possiamo utilizzare. Possiamo solo andare a scambiare l'oggetto con le nostre pedine, quindi possiamo farlo portare alla nostra pedina per alleggerirci appunto il carico noi. Quindi per utilizzarlo, una volta che abbiamo trovato un falò che poi ci verrà comunque segnato sulla mappa in questo modo qui, vedete che c'è il fuocherello in questo modo, quindi vi rimarranno sulla mappa in maniera molto chiara e esplicita, una volta che li avete trovati, ovviamente non ci sono segni a caso finalmente in questo open world. Dovrete prima scoprire le cose e dopo le avrete segnate sulla mappa. Questo è un open world, vero Ubisoft? Comunque, detto ciò, una volta che l'avete trovato, andate vicino al fuoco, alla brace quasi spenta e cliccate cerchio. Vi potete accampare oppure potete andare ad assegnare delle abilità al vostro personaggio, alla vostra pedina, senza accamparvi. Quindi, se qui volete cambiare una qualsiasi abilità, potrete tranquillamente farlo. Per esempio, beh, io adesso ne ho 4 su 4, quindi c'è poco da cambiare, però se volessi cambiarne una, magari gli cambio posto, faccio così, la metto doppia per dire. In questo modo posso andare a cambiare le mie abilità. Stessa cosa anche per la nostra pedina. Dopodiché, oltre a questo, possiamo effettivamente accamparci, quindi ci andiamo ad accampare, usiamo il set da campeggio semplice e in questo modo andremo a costruire la nostra tenda. Non è un consumabile, a meno che non venga distrutta, quindi potremo riutilizzarla. Ora possiamo interagire con il falò per andare a cucinare, che abbiamo della carne da andare appunto ad utilizzare. La carne marcia non l'avevo mai cucinata. E possiamo appunto creare dei piatti cotti che vi danno dei bonus. Ora, per esempio, andiamo a fare una bella bistecca. Vi faccio vedere perché il filmato è bellissimo e vi mette veramente l'acquolina in bocca. Porca miseria! Ma guardate qua, cioè, se vi voglio andare a fare una bistecca, e a me la carne non mi piace, cioè. Che cos'è? Spettacolo! E in questo modo abbiamo anche cucinato. Ci possiamo scaldare al fuoco, ovviamente. Sì, possiamo anche dormire, non ti preoccupare, ci alziamo. Qui possiamo andare ad esaminare e possiamo andare sia ad assegnare ovviamente le abilità come abbiamo visto prima, sia andare a riposare o fino alla sera o fino al mattino, ovviamente a nostro rischio e pericolo. Una volta che avete deciso di riposarvi, potrete essere attaccati da qualsiasi tipo di mostro che si aggira in zona, oppure potete anche passare la notte indenni o la giornata, insomma, non per forza verrete attaccati, ma se verrete attaccati, comunque dovrete ovviamente combattere e difendervi. Dopodiché, una volta che vi siete riposati, potete tranquillamente smontare tutto e tornare a esplorare il mondo di gioco senza problemi. Quindi qui adesso faccio il riposo fino al mattino e una volta che sono passate le ore, sperando che non mi attacchi nessuno, non mi sta attaccando nessuno, non è vero, stanno pistando di mazzate probabilmente. E infatti, maledetti, vedete? Vi attaccano e vi scassano l'anima, maledetti. Io sono fatta di pasta fra... Oh, ma sei matto? Mi sta la mozzica tu, regà! Regà, aiuto! Ma che fai, mozzichi? Amato! Oddio! Cattivissimi! Curiamoci! Assolutamente! Porca miseria! Proviamo così? Ah, grande, aveva già messo la cura. Dov'è? Maledetto? Maledetto?
sta. Annaia Lock, mannaia. Ehi qua, non mi portare via la sola. Vieni qua con la sola. Tacci tu. No, quando sei in cazzo, però è terribile. Ecco, queste sono le sorprese che potreste avere se vi accampate. E di notte sono veramente, veramente cattivi. Ok. Posto? Avete finito di romperci il ciuppetto? E quindi... niente, c'è ancora gente. Ma... vai di mille, vai così di cattiveria. Un altro. Oh, ma ce l'avete rotto il tringuello? Schiva. Via. Così. Avete finito? Posso finire il video? No, non posso. C'è ancora gente che rompe. Ma incredibile. La notte qui è devastante. Bene, dicevamo, esaminiamo. Mi raccomando, raccattate tutto dai corpi che rimangono, perché sono risorse. Ora che ci hanno ciuppato tutto ed è notte, ci dovremmo riaccampare. Solo che, se andiamo a vedere, la tenda che avevo io è ovviamente andata distrutta. Quindi, dal momento che avevo equipaggiato la mia pedina con una tenda, andrò ad utilizzare questo. Se non sbaglio, esatto, ce l'ha anche lei, perché ne avevo trovata un'altra e probabilmente me la riprendo. Yes. E l'andiamo ad utilizzare, quindi ora ci riaccampiamo. Tette da campeggio, sì. Possiamo utilizzarla anche se non l'abbiamo equipaggiato, ovviamente. Io me la tengo, perché nel caso poi cambio la pedina, succede il panico. Ora possiamo andare a cucinare nuovamente, se Dio vuole. Sì. E cerco di mostrarvi, insomma, cosa succede se passiamo una notte senza nessun tipo di problema. Ok, ci proviamo. Esatto, magnate, prendetene tutti. Perfetto, quindi andiamo a riposarci fino al mattino e speriamo che non ci scassano nuovamente. Dopodiché possiamo appunto continuare la nostra avventura su Dragon's Dogma. Oh, così tutto a posto, vedete, è stato raccolto, bravissimo, è fatto fuori il coniglio, bravo Atreus, bravo, che messer, mamma mia, cattivissimo, raga, gli arcieri sono una roba, stanno sempre ad ammazzare cose, vai, ottimo, raccogliamo droppini e a posto. Dicevo, verrà raccolto automaticamente tutto il set da campeggio, quindi se io ora vado ad aprire il menu, me lo ritroverò appunto nel mio inventario e posso utilizzarlo un'altra volta, finché non verrò attaccata il set da campeggio, non verrà distrutto. Quindi adesso glielo ridò a lei, per il momento così io mi mantengo più leggera, poi mo ripio prima di licenziarla. Ha. Bene, giovani, quindi direi che per questo video, come al solito, è tutto. Ringraziamo tutti gli abbonati al canale, tutti i super grazie, tutti gli iscritti, i like, i commenti e le condivisioni, e vi do appuntamento al prossimo video.